Pino con Olivier, che è la prima volta che conosco, è sicuramente un conoscitore dell'ambiente, è sicuramente un conoscitore della montagna, è un camminatore, è sempre stato sui cani e stamattina assieme a Gian Gaetano abbiamo trascorso una piacevole mattinata in quel della Valgrigna. Nostra batteria che ci è toccata, diciamo la batteria un po' clou del Saladini, con i classificati 14 cani che avevano le qualifiche per partecipare alla fase finale. Probabilmente le nostre aspettative, almeno le mie sicuramente, ma penso che anche quelle di Gian e di Olivier, erano quelle di vedere qualcosa di particolarmente pregevole stamattina. Purtroppo, non so se le condizioni o qualcosa, diciamo che non è stata una mattina così fortunata. Abbiamo trovato della selvaggina sul terreno, c'è da dire che la maggior parte della selvaggina purtroppo l'abbiamo alzata noi coi piedi. Probabilmente questo sta nel contesto del lavoro che hanno fatto i cani. La nostra prova oggi ha un cane che nella parte iniziale del turno ha fatto un qualcosa che la montagna richiede per questo ambiente, per questo selvatico. È lo Zippo di Vacca. Un turno pregevole per azione, non vedo Domenico. È un turno pregevole per azione, determinazione, voglia di salire e soprattutto col feeling di collegamento con il conduttore. Mai una volta un fischio, mai una volta il cane chiamato, il cane si faceva vedere, indicato, il cane proseguiva per l'indicazione data. Nella prova abbiamo un solo classificato, è la Eva di Croce Domini di Giorgio. Cagna di già buone qualità di razza, è una cagna che ha svolto un buon lavoro in un terreno molto spoglio, si è messa bene sul terreno, con determinazione l'ha affrontato. In una parte finale della sua prova la cagna ha fatto un'azione pregevole, andando a verificare, salendo in alto, andando a verificare un posto di ricetto, c'è sparita sul crinale. L'amico Olivier è salito sopra e ha trovato la cagna ferma, in bella espressione, in bella postura e ben indicato sono partiti i due galli, corretta al frullo che lo fa. Per quanto riguarda la prestazione fatta, per quanto riguarda le qualità di razza e soprattutto per quanto riguarda la presa di punto pregevole per come se l'è andata a prendere, la cagna vince con l'eccellente e con la certificazione. Quindi primo eccellente. Bravo. Bravo, bravo.